Tutti. Allora, è già un po' che qui sul vlog non faccio uscire un video dove mi tocco. Sto ricaricando tantissimi video che erano sul canale a Rasulello, so, quindi chi non ama l'ASMR magari si può scocciare un attimo, però sono video che volevo togliere dal canale, quindi le persone invece affezionate a quei video sono contente che le stia ricaricando qui. Comunque, perché oggi voglio provare questo Get Ready With Me? Perché ieri ho visto un video di trucco su una persona anziana, ma più anziana di me, cioè una pelle veramente piena di rughe, fatta da un truccatore, credo sia famoso a giudicare dalle visualizzazioni. Però adesso non mi ricordo il nome perché è un nome strano, magari poi se me lo ricordo ve lo scrivo in fase di editing. E la cosa che mi ha colpito è che questo truccatore, questa signora, usava questo correttore che a me segna le rughe, nel senso che quando, per esempio, adesso mi vedete senza trucco, no? Si vede l'occhiaia, però non si vede la riga della ruga. Invece, quando mi vado a dare il correttore, si vede proprio la riga scura della ruga. Mi viene il dubbio che non sia il colore esatto, non lo so. È anche vero che questo truccatore, scusate, mi muovo un po' male oggi perché sono un po' bloccata con il collo. La cosa che mi ha colpito di questo truccatore è che lui comunque, prima di passare al trucco, ha dato diverse creme, unguenti, primer, robe che io non ho. Quindi ho semplicemente ridato della crema idratante. Poi, altra cosa, lui non ha fissato con la cipria e con niente, ha lasciato tutto così. Infatti il trucco risultava un po' lucido alla fine. Però è anche vero che su una pelle secca o rugosa, se si va a settare poi con la cipria, tende a fare quell'effetto cemento, no? Ma tutta questa premessa per dirvi che io oggi vorrei provare a fare un trucco che non è nelle mie corde, ovvero un trucco naturale. Avete presente quei trucchi che ci sono ma non si vedono? Io di solito non mi trucco mai nella vita di tutti i giorni, sono sempre così, io esco di casa così, non me ne frega niente, di uscire di casa truccata. Mi trucco praticamente solo per fare video, se devo uscire o per divertimento. Quindi quando mi trucco si deve vedere, cioè della serie s'ha da vedere. E quindi non sono abituata a fare dei trucchi naturali che esaltano, diciamo, la bellezza del viso, o almeno dovrebbero, ma non si vede questa cosa così esagerata. Quindi oggi vorrei provare a fare questa cosa per me così insolita. Voglio usare questa palette che è la Sofix, sentite la lavastoviglie, ma ragazzi, e la devo fare. Voglio usare la palette appunto Sofix che ha un sacco di colori che io quando li ho visti ho detto ma che ci faccio con questi colori così tranquilli, così naturali? E quindi ho detto vabbè, proviamo a fare un trucco della serie, il trucco c'è ma non si vede. Cominciamo, io un po' mi... Mamma quanto sono rigida con questo collo. Io un po' mi guarderò qua, ma mi guarderò anche nello specchio. Purtroppo... Il mio bagno, lo specchio del mio bagno, non c'è il posto, nel mio bagno non c'è il posto per posizionare un qualcosa di decente. E al momento volevo fare un trucco così, insomma, un po' alla svelta, quindi non ho allestito chissà quale set. Mi perdonerete? Sì, dai, perdonate. Allora, invece dell'Ultra HD, però, sempre per il discorso che vi facevo prima, che ho detto, ah, forse è troppo chiaro, per questo che mi si evidenziano le rughette sotto gli occhi, non credo di usarlo. Quindi proverò ad usare il cancella età della Maybelline, che è un pochino più scuro. Se vedete questa luce strana, giallognola, è perché non sto usando la ring, ma sto usando semplicemente una lampada che ho fissato al bastoncino da selfie. Insomma, vabbè ragazzi, qui sul vlog lo sapete, che porto un po' la mia parte più easy. Sto usando il Maybelline come al posto del fondotinta perché ultimamente non lo sto neanche usando sempre il fondotinta, anzi quasi mai.
Qui non ce l'ho neanche, l'ho a casa invernale. Quindi vado a usare solo il correttore, che mi farà anche da fondotinta. Qua ho un brufoletto che ho rovinato. Giusto per uniformare un po' il viso. Effettivamente però scusate, sta luce è veramente di un giallo assurdo, la abbasso, proviamo ad abbassarla un po' che mi sflashi un po' meno in faccia. Vabbè, se vabbè, sono gialla qui, ma la ring era incastrata dietro un quadro, insomma, vabbè. Oggi si fa un po' così, alla semplice, proprio perché oltretutto appunto ho questo dolore al collo che mi limita anche molto nei movimenti, però avevo proprio voglia di provare a fare questo trucco un po' naturale, insolito per me. Comincio a pensare che effettivamente sia anche un problema di colore, l'Ultra HD forse è troppo chiaro. E quindi la piega rimane più scura e si va ad evidenziare invece che a coprire. Comunque il Maybelline non è niente male. Allora, quel ragazzo che ho visto ieri non usava la matita, perlomeno non la usava prima. Io di solito do la matita, andava subito con altre cose. No, aspetta, vi acceco. Quindi io vorrei provare ad attingere in questi colori un pochino più naturali. Vediamo un po'. Partiamo scegliendo un colore abbastanza neutro, va? Questo qui, Cookie Out, questo qui. E andiamo a dare un po' una base generale, un po' qua sulla palpebra, con questo qua. Sì, non mi odiate ragazzi, lo so, ho messo delle luci assurde, avrei dovuto usare la ring, è che era veramente incastrata dietro il quadro e col mal di collo ho detto ma no, dai, non mi metto a spostarla, uso questa qui che ho portata di mano, ma effettivamente non è il massimo. Anche voi mettete in bocca pennelli. Allora, proviamo. Ecco, vabbè, forse così già meglio, vero la luce? Mi sembra di sì. Allora, vedete, cioè io questi, non sono proprio abituata a fare questi trucchi così tono su tono, cioè mi sembra di non truccarmi nemmeno, mi piacciono le cose un po' esagerate. Vabbè, allora questo era il Cookie Dough, questo. Poi c'è questo cheesecake che è un pochino più marroncino. Proverei a darlo. No, questo è enorme. Proverei a usare questo. Proverei a mettere questo cheesecake, questo, che è comunque un colorino molto tranquillo. Andrei a darlo nella parte qua un pochino più esterna dell'occhio. Ovviamente ho impatacato tutto. Forse ho messo troppo colore. Sto facendo veramente un pastrocchio, ragazzi. No, ormai mi conoscete, lo sapete che sono cose. Allora, sto cheesecake è andato un pochino, vedete, un pochino più scurino, l'ho dato un po' nella parte esterna.
Adesso prenderei questo pennellino qui, che invece è più, vedete, è un pochino più sottile, per delineare le zone più scure. E a questo punto io proverei a prendere questo qua, il brownies, che è un marrone. Sembra, no, allora parliamo da pittrice, è un terra d'ombra naturale, perché in realtà è questo, è veramente un terra d'ombra naturale, il colore è quello, e voglio darlo qua sull'angolino esterno dell'occhio. Dare anche di sotto, qua. Ovviamente mi ce n'è andato un quintale alla faccia del trucco, c'è, ma non si vede. No, veramente, ragazzi, io proprio la mano leggera, io non so cosa sia la mano leggera nel trucco, veramente. Cioè, no, è più forte di me, proprio non ce la fa. Non ce la faccio, non ce la fo, detto alla toscana, mamma mia ragazzi. Vabbè, tanto lo sapete, sul vlog tiro fuori il peggio di me. Su Arasulè mantengo un minimo di italiano corretto, un minimo di etichetta, come si suol dire. Ma qua sul vlog proprio lo sbracamento totale. Andiamo a correggere il pastrocchio che ho combinato. I famosi patch per sotto gli occhi, che effettivamente hanno il loro perché, ma ancora non ho comprato. Allora riproviamo a dare solo il marrone qui senza farlo scendere ovunque, anzi il terra d'ombra. E vi ricordo che se avete questa palette, il terra d'ombra è il brownies. È il classico trucco che io proprio, a me non mi fa soddisfazione un trucco così, troppo normale, troppo easy, troppo naturale, che poi insomma obiettivamente per chi è abituato a truccarsi naturale davvero, insomma neanche tanto naturale, mi rendo conto che alla fine di roba sull'occhio ce n'è venuta. Sfumiamo un po' il tutto, io ho bisogno di dare un po' di luce però. Perché così proprio. Vediamo un po' che luce potremmo dare. Abbiamo, vabbè, quest'altro sono tutti più, vedete, ci sono questi colori qua che sono, vabbè, questo è un oro meraviglioso. Poi abbiamo questo pescato qua che ci può stare, vedete, in scalatura con quelli che ho usato. Se no c'è anche questo qui, Everyday, che è un po' più ghiaccino. Che si fa? Io proverei a illuminare con questo Dreams, questo che in realtà è quello in tono col trucco che ho fatto. Lo vado a posizionare solo qui, un pochino sulla palpebra centrale. Quindi a questo punto il trucco c'è e si vede, perché quando si comincia a mettere anche il brillantino si vede come. Sì, non si deve soffiare sui pennelli, lo so. Proverei a mettere questo Everyday, che è un colore strano, perché è una via di mezzo. Non è un cipria, non è un rosa, non sa che colore sia. Molto luminoso. Andrei a metterlo un pochino qui, proprio, vedete, all'interno nell'occhio. E poi una passatina qua, per illuminare l'arcata sopraccigliare. Io direi che basta, ragazzi, perché nell'ottica di un trucco un po' così io non ci metterei altro. Se no, volevo fare una cosa semplice e naturale e ho già sforato alla grande. Proprio non ce la faccio. Io non ce la faccio a fare trucchi semplici e naturali. Allora, diamo una spolveratina generale.
giusto per amalgamare un po' il tutto. Poi si prende il blush. Quel truccatore, fra l'altro, dava un sacco di roba, dava prima un blush in crema, poi ha fatto il contouring, poi un altro blush in polvere, cioè, ma, però è anche vero, insomma, ragazzi, io non è che sono una truccatrice di professione, non posso finire quei pochi euro che guadagno al mese in trucchi, perché poi ho visto anche dei trucchi che lui ha messo, che insomma anche rovina un po' cara, eh? Quindi certe cose io manco le guardo. Diamo una botta di vita anche qua sotto. Ah, ecco, una cosa che ho notato che lui faceva, però lo farò con la, lo faccio con la terra scura. Una cosa che lui faceva era quello anche di andare a rinforzare con lo scuro alcune zone. Adesso ve lo farò vedere con un pennello piccolo, tipo questo. Prenderò la cipria scura e gliela do qui sotto a evidenziare il labbro. È pazzesco! Cioè, ma pazzesco, ma sembra che abbia un labbro enorme. Cavoli! Apparentemente sembra... Allora, di solito io in questa zona qui ho sempre visto mettere l'illuminante. Vabbè, ora ho esagerato, eh. Si va ovviamente a sfumare. Però proviamo a fare un po' di contouring. Dai, divertiamoci. Allora, sembra un po' che abbia i baffi, però cavoli, sembra che abbia delle labbra grandi il doppio. Ma tu guarda, questa è buffa. Si impara sempre. Si impara sempre guardando gli altri. Allora, però a sto punto io un pochino di illuminante, una bottarella proprio, la do col dito però, eh. Che è questo qui. Non mi ricordo neanche che marca sia. Prima ho dato lo scuro, adesso sono andata a darlo solo qui sul contorno labbra. Nasino. E poi lo vado a dare un pochino qua. Qui usiamo il pennello. Non ricordo che marca sia, perché l'ho tolto dalla sua confezione e l'ho messo in questo ciottolino. Ok, intanto il trucco c'è ma non si vede, sarà già fuori tema, ma ormai il titolo del video sarà quello e rimarrà. Vabbè, ho dato troppo illuminante sul naso che sembra che ci abbia una lampadina accesa. Va bene, comunque diciamo che va bene così, eh? Facciamocelo andare bene. Ridarei una passatina qui sotto di correttore. Giusto per andare a coprire eventuali pastrocchi. Comunque, ragazzi, a me sembra quasi che funzioni veramente meglio il Maybelline. Probabilmente per il colore più, ho azzeccato di più la tonalità, non lo so. Però mi sembra che funzioni meglio il Maybelline che dell'Ultra HD. Vabbè. Meglio, no? Costa pure meno. Ovviamente giù in descrizione vi lascio sempre, 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 se me lo ricordo, i link alle cose che ho usato. Vi ricordo che sono link affiliata, della serie, voi spendete uguale, non è che, anzi, se ci sono dei buoni sconto risparmiate pure, spendete uguale, a me viene una piccolissima percentuale, ma non è che se voi acquistate seguendo i miei link spendete di più, anzi. Quindi un po' di matita la andiamo a dare, poca poca però, eh. Andiamo a darla un pochino solo sotto, anche perché io sotto non do il mascara. Tra l'altro lui sulle ciglia di sotto, questo truccatore, dava il mascara con una spazzolina strana che io non ho. Ho detto guarda che figata pazzesca, perché effettivamente io sotto non lo do per un motivo molto semplice. Che il mascara invece che sulle ciglia va a finire che lo do sulla pelle. Ormai tanto questo è.
di ora finché dura. Teniamo questo, poi non so se lo ricomprerò uguale perché effettivamente mi è piaciuto molto, o se provarne un altro. Quello nuovo di Avon mi incuriosiva. Quello che non mi piace è che è uno di quelli a lunga tenuta, ma siccome io tanto mi trucco al massimo per 2 ore, quindi non ho voglia di mettere trucchi che mi durino 200 ore e poi mi ce ne vogliono altrettante per struccarmi. Preferisco trucchi che durano meno, tanto per quello che servono a me basta che funzionino per poco tempo, quindi non so quanto possa essere saggio comprare un mascara a lunga tenuta che poi dopo 2 ore che l'ho applicato lo devo togliere. Non ha veramente forse senso. Allora, non sto male, vero? Non sto male. Però è buffo perché non sono abituata a vedermi con questi trucchi così natural, così nude. Cioè non sono proprio nelle mie corde. Io quando mi trucco ho bisogno di vedere il colore. E adesso vediamo un po' che rossetto mi do. Allora, questo è l'ultimo che ho comprato, il Power Stay di Avon, che non è brutto, ragazzi, ma è, cioè, ha una durata che ci vuole la carta vetrata per toglierlo. Questo è bello, è quello della, molto acceso, molto molto acceso. E se io dessi solo lucida labbra? Il color nude ce l'ho a casa di mio marito, oggi non ce l'ho. Il rosso non lo volevo dare. No, non mi va. Quindi questo non ci stava male, anche se è molto rosa. Sapete che faccio? Do questo. Do questo qui di Alchemilla, che è bellissimo, morbidissimo. Andrò a usare questa matita qua. No, questa non è proprio. Non ho la matita adatta. Se questo è poco, ma sicuro. Comunque userò la Coral di Avon. Questo già non ho ancora imparato ad aprirlo. Questo è stupendo, è molto estivo, però non ho dato niente prima per ammorbidire le labbra, adesso vado magari a alleggerirlo un po', vado a sfumare col pennellino. Che ne dite? Dai, non è male, un trucco che si vede, che c'è, però insomma un po' più sobrio dei soliti che mi faccio. Ragazzi, io vi ringrazio della compagnia. Adesso, se ce la faccio, magari registrerò anche un video ASMR, già che ormai mi sono truccata. E quindi, se mi seguite su entrambi i canali e vedrete un video con questo trucco, direte: ah, guarda, quello del Get Ready With Me. Se mi muovo troppo, ho un dolore lancinante. Vi mando un bacino, tesori, grazie della compagnia.